nella redazione di Più Dolci, questo mese Mara mi prepara questi meravigliosi biscottini. Biscotti Piccadilly. Non vedo l'ora. Con una farcia di panna e yogurt molto freschi, molto golosi, molto invitanti. Semplicissimi da fare. Bene, posso imparare anch'io. Perfetto, Mara. Dai, allora, io leggo. Facciamo la pasta frolla. Allora, ci vogliono 400 grammi di farina, un po' 20 di grammi di fecola, una puntina di vanillina che metto sopra il burro per aromatizzare, lo zucchero che sono 125 grammi e poi mettiamo il burro a pezzetti ed iniziamo a lavorare la frolla. Questo naturalmente va fatto velocemente senza scaldare troppo la pasta. Appena il burro si è intriso nella farina, mi aggiungi le uova. Tutto in una volta? Un uovo e un tuorlo, tutto, tanto, vai. Ok. Ecco, adesso finisco di lavorare velocemente. Ecco la frolla pronta. Abbiamo fatto molto velocemente, però visto che c'è caldo, o se si scalda troppo, mettetela a riposare una mezz'oretta in frigo. Poi la stendiamo poco alla volta. Tu la stendi e io ritaglio i biscotti. Sì. Un altro pochino, scusa. No. Dunque, spessore 3-4 mm. Abbiamo due tagliabiscotti di due diametri diversi. Ecco, faccio proprio dei pezzettini piccoli così. Oh! Sì, va bene. Va bene? Va bene. Due. Okay. Allora, a questo punto... Brava, per ottimizzare. Poi... quando siete a questo punto, riprendete la frolla che è rimasta. Posso mettere questi sulla placca direttamente? Sì, così? La placca rivestita con un po' di carta da forno, rimpastate gli sfridini. Ecco, e poi vanno messi un po' distanti. Quando abbiamo finito di ritagliare tutto, vanno cotti in forno a 190 gradi per 14 minuti. 14, quindi poco, solo proprio una... Ma perché ho alzato un po' la temperatura per questa frolla, invece che fare 180, ho fatto 190, così ho calato il tempo. Giusto. Ecco, i biscotti di pasta frolla stanno cuocendo e intanto vi faccio vedere come preparare la farcia. E io preparo la frutta la guarnizione. La guarnizione. Allora, 220 grammi di panna montata con 25 grammi di zucchero a velo, a cui aggiungo un cucchiaio di marmellata di arance, va solo mescolata con delicatezza, e si aggiungono 100 grammi di yogurt. Quindi una farcia molto leggera. Molto leggera. Si possono anche fare varianti, nel senso che invece che usare yogurt bianco si può usare uno yogurt alla frutta o variare la marmellata, metterne una di ciliegie, magari dei pezzettini ma piccolini di frutta. Si possono fare varie varianti, un gioco di parole, ma va bene così. Adesso la farcia è pronta. Sac à poche, beccuccio tondo di un centimetro e mezzo, la riempio. Io sono la frutta quasi pronta. I biscotti sfornati, fatti raffreddare su una gratella. Adesso vi faccio vedere come li finisco. Un giro di questa magnifica crema panna e yogurt. Così. Sopra ci va il suo biscottino più piccolo. Ecco. Sono biscotti pasticcini questi. Sono biscotti come vuoi, buonissimi. Con la decorazione. Che belli. Posso cominciare a guarnire con la frutta che ho messo in acqua e succo di limone, poi scolata ed asciugata. Oh, che delizia! Che delizia! Qua mettiamo uno spicchiettino di prugna. Mara, che spettacolo! Visto, che bello! Per un invito, per un momento del tè, per consolarsi. Per quello che vuoi. Consiglio, per semplificare i lavori, non lavorare
tutto un pomeriggio, anche se sono veloci, potete preparare i biscotti il giorno prima o un due giorni prima, farcirli al momento e mangiateli freschi oppure a temperatura ambiente, come preferite, ma sono ottimi.